nostri spettatori di Globus Television. Adesso siamo in HBTT TV Smart, canale 15 e 18, sempre Digitale Terrestre Sicilia, piattaforma Sky 839-813 e TV Sat 1086-813. Ci potete anche trovare sulla piattaforma streaming in real time Twitch International Dream TV, diretta Facebook, anche diretta streaming. Bene, intanto un ringraziamento sia a tutti i nostri ospiti che sono qui in studio, quelli in collegamento. Un ringraziamento particolare va alla nostra regia, a Gaetano Ligreggi e a Gianluigi che è qui con noi come sempre, Caruso. E cominciamo a parlare di un argomento che sicuramente è molto intrigante, con molte sfumature: separazione con addebito, uso di chat, SMS, mail e social network. Parleremo chiaramente di questa separazione anche informatica. Il mondo cambia e quindi anche noi ci adattiamo alle novità. In studio io ringrazio tantissimo, abbiamo qui la dottoressa Marisa Gagnino, giudice prima sezione civile Tribunale Catania. Buonasera. L'avvocato Concetta Asciuto, che è anche membro del Consiglio Direttivo Associazione Unione Avvocatura Siciliana, sezione di Catania. Buonasera a tutti. E civilista. Invece in collegamento siamo con l'avvocato Nicola Luca Barbera, che è avvocato penalista. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Gianluca Nicoletti è il perito informatico. Buonasera a tutti. Grazie. Massimo Scrima, investigatore privato, che si collegherà comunque con noi fra qualche minuto. Quindi abbiamo, diciamo, un po' tutto il gruppo per poter capire come funzionano queste problematiche e poi parleremo quindi anche dell'addebito. Sicuramente una riflessione viene: il limite tra infedeltà, gelosia ossessiva e libertà individuale. Limiti molto difficile e che lei, signor giudice, si trova ogni giorno a doversi confrontare, perché a un certo punto la persona che viene, diciamo così, tra virgolette, tradita, magari comincia ad avere rabbia, rancori, allora comincia a utilizzare tanto di quel materiale che pensa di poter così liberarsi da tutta la sua rabbia e non a chiedersi il perché avvenga un determinato problema di coppia, di conflittualità. Diciamo che l'introduzione all'istituto del matrimonio è ormai in evoluzione, anche della separazione prima era sanzionatoria, adesso è un matrimonio indissolubile, adesso parleremo della separazione specifica anche da quando è stato introdotto il nuovo diritto di famiglia e le nuove applicazioni giuridiche. Io non posso anche, diciamo così, abbandonare quella che è la mia professione, che è stata sempre una professione primaria importante, che è quella anche del psicoterapeuta, e dico perché si tradisce. Si tradisce che o si tratta di un uomo o una donna, ma soprattutto l'uomo, che è portato sempre al tradimento, che è una sua caratteristica, ama l'avventura, e quello è allora un tipo di, diciamo così, di infedeltà normale ormai, perché abitudinaria, no? L'uomo che continuamente è fatto così, o lo accetti o lo lasci, no? O lo accetti o lo lasci, non c'è altro. Ha risolto. Infatti. No, non c'è da giustificare, non c'è da giustificare. Alla fine, è DNA. Opinioni. DNA. No, sicuramente non è un buon partito. No. Non è da volere. Nessuno credo che voglia un uomo così. Poi c'è il secondo punto, che diciamo è quello perché chi vuole bene vuol dire che c'è un conflitto interno, ed è quello di solito, noi diciamo, psicoterapeuti, che chi tradisce è quello che sta soffrendo maggiormente, perché magari reagisce, vorrebbe altre cose, e che il compagno o la compagna non riesce a capire. Terzo punto poi c'è chi si innamora invece di un altro e via. E qui c'è l'innamoramento, è tutta un'altra storia, perché giustamente magari ero un rapporto, magari a volte ci si è sposati un po' giovani, poi si cambia, ci si innamora poi di un altro perdutamente e cambia tutto. Andiamo anche alla mediazione familiare, un piccolo accenno lo faremo perché qui abbiamo il nostro giudice che è proprio specializzata, bravissima in tutto questo settore della mediazione familiare. Spiegheremo anche appunto i rimedi giuridici di un matrimonio in crisi, quando scatta l'addebito e cosa comporta. Approfondiremo anche l'aspetto
investigativo del pedinamento in strada, l'utilizzo di materiale informatico tra il confine sottile del lecito e dell'illecito. Molte coppie continuano anche con la crisi coniugale, diciamolo pure, a volte anche per convenienza economica, e continuano il loro iter così, in maniera sciatta, anche poi se non c'è possibilità di recupero. Purtroppo poi avvengono anche litigate continue, poi ci sono i casi in cui poi si litiga parecchio e diventa in effetti tutto pericoloso, con conseguenze dannose. Io vorrei andare subito, prima di parlare con i nostri ospiti, un flash a un famoso film che tutti conosciamo, un famoso film che è quello della Guerra dei Rose. Sono le 3 del mattino, spegni il televisore. Non ero certa del perché non ero venuta all'ospedale, ma ora forse lo so. Io oggi vorrei buttarmelo dietro le spalle, ok? Ok. Stavo correndo verso l'ospedale, ma sapevo che stavi bene. Perché non ho mai pensato che qualcosa di davvero grave potesse accadere a me, ai ragazzi o a te. Io stavo facendo l'autostrada e a un tratto ho avuto fortissima la sensazione che tu fossi morto. Ho capito che cosa avrebbe significato restare sola in questa casa e la mia vita senza di te. Ero così spaventata che ho dovuto accostare. Oh. Beh, adesso non devi più aver paura. Ho avuto paura perché mi sentivo felice. Felice perché io ero morto? Ero felice d'essere libera, come se mi fossi tolta un peso. Come se ti fossi tolta un peso? Sì. E io come dovrei reagire se dici che speravi che fossi morto? Ho pensato che dovevo dirtelo. Tutti lo conosciamo, sappiamo poi come va a finire e via. Allora, io andrei subito al nostro giudice. Allora, cominciamo. Cosa si intende per crisi coniugale? Quindi non dormire insieme, non parlarsi, il fatto che non fanno più coppia e vita sociale? Allora, perché ci occupiamo di crisi coniugale? Ci occupiamo di crisi coniugale perché l'addebito di cui dovremmo parlare oggi nasce dalla violazione dei doveri coniugali. Quali sono le violazioni più comuni dei doveri coniugali? L'infedeltà, che è quella di cui probabilmente oggi parleremo, ma c'è anche l'abbandono del tetto coniugale, ci sono anche comportamenti contrari ai doveri di lealtà e quindi spesso noi abbiamo episodi di violenza e a questi consegue inevitabilmente la pronuncia di addebito. Devo dire che non sono molte le sentenze con cui noi accogliamo la domanda di addebito, perché chi vuole addebitare la responsabilità della crisi coniugale, quindi del disfacimento dell'unità familiare, all'altro coniuge, perché ovviamente quando si parla di addebito siamo in tema di separazione, siamo in tema di matrimonio, quindi non in tema di convivenza, soltanto nel matrimonio abbiamo la separazione, l'eventuale pronuncia di addebito. E quando si vuole addebitare all'altro la responsabilità, non basta provare l'infedeltà. Sembra strano a dirsi, perché la maggior parte delle persone sono convinte che basta provare il tradimento e quindi da quello nasce inevitabilmente l'addebito. Non è così. Perché colui che viene accusato di aver tradito e che a volte, devo dire, ammette tranquillamente di avere avuto una relazione,
ha la possibilità di provare che l'infedeltà non è stata la causa della crisi, che già il matrimonio era in crisi prima del tradimento e che la violazione dell'obbligo della fedeltà e quindi il tradimento è stata appunto una risposta, una esigenza che nasceva dal non trovare nell'altro coniuge e quella consonanza d'affetti, quella sintonia, quella complicità che sono invece caratteristiche essenziali nel matrimonio. Quindi cessato questa che spesso viene chiamata in latino affectio maritalis, cioè questo legame, questa relazione coniugale per incompatibilità di carattere, per eventi che non sono stati condivisi, per decisioni che non sono state prese insieme, a volte anche per questioni che riguardano i figli, la gestione dei figli. Tanti possono, la gestione del denaro, la crisi economica, tanti possono essere i motivi che portano a una crisi coniugale. Ebbene, l'infedeltà successiva al conclamarsi della crisi non dà luogo ad addebito. E colui che viene accusato di aver tradito può provare con testimoni o con altre prove di diverso genere che in realtà quando lui ha tradito si trattava già di un matrimonio finito. Esatto, magari ci sono persone che già sono andate via da alcuni anni da casa, poi rientrano però si trovano ancora male. E quindi continuo questa crisi. Quando l'abbandono viene successivamente, diciamo, c'è un riavvicinamento, il coniuge che decide di passare sopra, di perdonare colui che se n'è andato, colei che se n'è andato e lo riaccoglie a casa, fa sì che quell'episodio dell'abbandono diventi irrilevante ai fini dell'addebito, proprio perché l'aver ritrovato l'unione familiare, l'unione coniugale fa da irrilevanza al precedente abbandono. Quindi anche l'abbandono della casa coniugale, se è seguito da un riavvicinamento, diventa un fatto irrilevante ai fini dell'addebito. Però ecco, se c'è invece un momento di c'è questa crisi, già il marito che non, diciamo, la moglie che non vanno più, non dormono nella stessa stanza, non partecipano ai eventi, questo diciamo è determinante. Ecco, a volte portano delle fotografie, sì. Perché ecco, quando ecco. Si vuole dire che in realtà il matrimonio era perfetto, che nessuno mai avrebbe potuto pensare a un tradimento, a una relazione, allora il coniuge tradito porta delle fotografie dove sono marito e moglie abbracciati, magari in vestiti eleganti perché hanno partecipato a una festa insieme oppure hanno fatto delle vacanze insieme, allora portano i biglietti, le prenotazioni, appunto. Cioè tutti questi fatti che sono fatti importanti, certo, dai quali, regali. Certo, dai quali si deduce che in realtà il matrimonio era tranquillo e sereno e che quindi il tradimento e la successiva scoperta del tradimento sono state l'evento scatenante che ha portato poi la crisi coniugale. Quindi anche filmati riceverete, chissà quanti filmati. Allora, filmati, se parliamo appunto dei video fatti in queste circostanze, quindi per dimostrare che la famiglia funzionava, che il rapporto era assolutamente normale, noi li possiamo prendere perché chiaramente sono video nei quali vengono ritratti gli stessi coniugi che sono parte del processo, ecco. E quindi non ci sono problemi. Signor giudice, il problema è diverso. Invece quando abbiamo, e qui un attimino, avvocato, spostiamo un attimo l'attenzione sul nostro, diciamo, in questo momento non abbiamo l'investigatore ma abbiamo anche Gianluca Nicoletti che anche lui è nel settore, eccetera. Se invece la moglie o il marito cominciano con il pedinamento a vedere e trovano, diciamo, magari con cose non rilevanti, perché qual è la cosa rilevante di un filmato? Non perché uno dà un passaggio a un'altra persona, insomma, vedono delle cose così e li portano, dici, per me sono determinanti, ecco. Beh, vedono che uno esce da un posto, magari un altro. Posti magari che sono assurdi, dove ci sono altra gente, già è motivo di infedeltà.
Non è così facile, no. Volevo dirlo a lei. No. Allora, una risposta, una risposta. No, in realtà, normalmente gli investigatori appunto seguono il coniuge che si assume essere fedifrago e non si limitano a seguirlo un giorno o comunque in orari pomeridiani, ma fanno degli appostamenti, certo. E a volte verificano che questa persona si incontra in più occasioni con un'altra persona in un luogo che può essere anche una casa, la casa dell'amante, chiamiamolo così, che stanno 2-3 ore, un periodo, un lasso di tempo significativo insieme e poi esce da questa casa. Oppure che si danno sempre appuntamento in un certo posto e poi magari uno dei due lascia la macchina lì, sale nella macchina dell'altro e si allontanano, certo, insieme. Sono tante le vicende che vengono poi riferite al giudice. Ma possono usare anche quelli della terza persona? Che vuol dire? Qui, cioè, forse ho capito quello che vuole dire. Che qua abbiamo dire. Anche il penalista. Sì, qui c'è il discorso dei social network, dei filmati che riguardano altri soggetti, di WhatsApp, la messaggistica, ritengo che sia questo. Il tribunale li tenete conto? Allora, diciamo che su questo bisogna fare un distinguo. A secondo che noi stiamo parlando di social network, quindi Facebook piuttosto che Instagram, oppure parliamo della messaggistica che è collegata a questi social network, oppure parliamo di WhatsApp piuttosto che di SMS, di mail, quindi quella che è la corrispondenza, diciamo, privata. Per quanto riguarda i social network, tutto ciò che viene postato, che i filmati, piuttosto che le fotografie, i post che vengono pubblicati, già il fatto stesso di iscriversi ad un social network, tu stai accettando di avere un contatto con i terzi e quindi una divulgazione a terzi, quindi, e vengono utilizzati. Ma quello privato solo, no. Quello non privato solo, no. Deve essere anche consono quello che viene pubblicato, perché è giusto che non deve ledere la dignità e il decoro dell'altra parte, quindi deve essere tutto contestualizzato anche al momento storico. Però oggi chiariamo, perché me l'hanno chiesto tanti telespettatori. Sì, quanto riguarda invece il discorso della messaggistica, su questo punto, mentre nell'ambito penalistico esiste una norma di sbarramento, che è l'articolo 191, che vieta l'utilizzo di prove acquisite illecitamente, e su questo non ci sono dubbi. Dal punto di vista civilistico invece questo non c'è, e allora qui diciamo che la giurisprudenza non è univoca, perché parecchi tribunali di merito ammettono, intanto vengono prodotti, perché in ogni caso queste sono, il nostro è un ordinamento. Ma anche le chat private? Sì, vengono prodotte. E c'è una terza persona? Vengono prodotte all'interno del fascicolo, perché noi abbiamo nel nostro ordinamento vige il principio dell'acquisizione, quindi le prove precostituite, i documenti, le chat vengono acquisite. Il problema è la valutazione, il giudice non può dire che sono inutilizzabili dal punto di vista civilistico, e allora costituiscono reato, perché sicuramente questa è una violazione nel diritto della privacy, piuttosto che la violazione del diritto alla segretezza della corrispondenza, che oggi è anche virtuale. Però possono essere poste invece come a fondamento della valutazione del libero convincimento del giudice. Ci sono stati tribunali che hanno ritenuto che, non essendoci una norma di sbarramento, vengono utilizzati. Altri tribunali che hanno ritenuto che in realtà, non essendoci il diritto alla riservatezza e alla corrispondenza, deve essere considerato recessivo rispetto al diritto di difesa, quindi due diritti costituzionali. E anche la Cassazione non ha avuto un orientamento univoco, lei me lo conferma. Nel 2012 e il 2013 abbiamo avuto delle ordinanze dove appunto, essendo il nostro un ordinamento che vige il principio dell'acquisizione, tutto entra all'interno del fascicolo e tutto deve essere valutato dal giudice. Che poi costituisca il reato, e questo chiaramente ha una sua valutazione dal punto di vista penalistico. Poi potrebbe anche entrare all'interno del fascicolo e non essere rilevante. Ma dico, c'è una terza persona. C'è una terza persona, infatti, ed è una prova illecita, infatti. Noi trasmettiamo gli atti alla procura. Esattamente. Ecco. Cioè, chi produce, è capitato che producano, ovviamente, video, ad esempio, che ritraggono uno dei due coniugi in atteggiamenti, ecco, sessualmente espliciti con una terza persona, vengono prodotti, e siccome la produzione è reato, noi trasmettiamo gli atti alla procura della Repubblica. Ma nel filmato, se invece c'è una persona soltanto, la terza persona, che eventualmente riceve un passaggio da un altro e viene filmata,
Ma non è un fatto che lede la dignità. La dignità, neanche, cioè, il decoro. Il fatto che non vada in macchina con un'altra persona non significa niente. Viene prodotto, ma non è rilevante. Cioè, questo, ecco, cosa va a dimostrare? Va a dimostrare l'infedeltà? Mi sembra un po' pochino per dimostrare l'infedeltà. Perché magari tu puoi uscire da una struttura, da qualche cosa, magari da una struttura, e lì magari c'erano altre persone, poi tu lo vai a provare, quindi chiaramente c'è stato sicuramente... Diciamo che, per esempio, queste qua vengono sottoposte ad un'indagine investigativa, come poc'anzi diceva il Presidente, e l'investigatore rileva che quella persona si accompagna sempre ad un'altra persona, ci dire, sono sempre ma degli ci devono appuntamenti, essere cose continue, delle cose continue e costanti, allora inserita all'interno di una relazione ma investigativa... Ma non per un paio di volte così sporadicamente. Ma allora, spesso le investigazioni non è che durano costantemente 30 giorni, anche perché avrebbero un costo. Esatto. Non irrilevante. Gli investigatori lo possono dire. No, lo diciamo anche noi perché lo molto sappiamo. Quando... Voglio dire, poi quindi in genere non durano molto queste investigazioni, però quando si riesce ci sono 6-7 occasioni che vengono trovati insieme, che vanno magari a ballare, che appunto escono sempre dallo stesso posto, magari la moglie sa o il marito sa che al lavoro invece al lavoro non è, e allora questo viene, va a confluire tutto chiaramente una relazione che poi deve essere confermata. Bisogna vedere anche il contesto, le cose eccetera, e che questo spesso... poi dipende dalla libera valutazione chiaramente del giudice, del questa è una valutazione rigorosa chiaramente fatto dal giudice, che oltre a questo elemento va a valutare anche altri elementi probatori. Certo, certamente, perché questo è uno, perché già agli altri. Tu che esci da una struttura quasi pubblica, no? Vanno, e poi tu dici ma io ero lì e mi trovo lì e c'avevo altre persone all'interno che provano, quindi è un abbaglio grosso, e la terza persona può anche fare la denuncia. Ma la denuncia di che cosa? Non c'è ma che reato. È stata pedinata? Cioè, no, ma non è stata pedinata la terza persona, è stato pedinato il coniuge. È il coniuge che viene pedinato. Poi se si incontra con un'altra persona è un fatto, cioè, che... se la terza persona si sente pedinata, evidentemente perché la terza persona è stata trovata più volte con quella, con chi è il soggetto oggetto del pedinamento. Ecco, scusandomi il gioco di parole. Un paio di volte non è compromettente. No, ma dipende, può essere amicizia. Dipende, perché ma un paio di volte, se sono tutte e due abbracciate casa di lei, cioè, ci stanno 2-3 ore solo loro due e poi riescono tutti e due, esce quello solo lui, è esce determinante solo, cioè, anche se sono due volte è certo, determinante certamente dico, però se invece in un posto, non possiamo fare una questione di numeri, certo, dico, ma se in un posto invece ci sono altre persone all'interno e loro due, c'è un grande abbaglio. E quindi anche questo è una da prendere, cosa poco significativa, ecco, poco significativa, sì. Andiamo noi al nostro penalista. Avvocato, allora, ora intervenga lei. Buonasera. No, buonasera. Diciamo che ci sono alcuni punti che rilevano sotto il profilo penalistico e che ritengo siano molto interessanti. Cioè, il punto è, l'atto di fotografare una persona in sé integra un reato, cioè integra il reato di interferenza illecita nella vita privata, insomma l'articolo 615 bis del codice penale per intenderci, e il problema è lo integra e se sì quando. Ecco, sul punto la Cassazione si è espressa davvero tante volte, ma tendenzialmente è molto è opinione conforme, per il quale è importante non tanto la normale osservazione quanto la tutela del domicilio, vale a dire la captazione di immagini o di video relative alla persona o a più persone rileva come reato, come interferenza illecita, quando il luogo della captazione è normalmente sottratto alla comune osservazione. Mi spiego, sì. Se viene fatto in un cortile, viene fatto in una pubblica via, viene fatto in un ristorante piuttosto che in un luogo pubblico, sono chiaramente perfettamente lecite e quindi utilizzabili anche in sede penale. Diversamente, se si tratta di captazioni fatte all'interno di un domicilio, evidentemente queste invece integrano il reato, e qui il problema è sulla procedibilità, non tanto sulla effettiva sussunzione come reato, ma il punto è questo: quando le captazioni vengono fatte in luogo aperto al pubblico e quindi normalmente visibile dall'esterno, bene, in questo caso non sono reato. Qualora invece viene fatto in un luogo di
dimora privata, ebbene sì. C'è invece un piccolo limite sotto questo profilo qualora la dimora privata sia visibile dall'esterno, le classiche tende aperte per intenderci. Ebbene, in questo caso la giurisprudenza è abbastanza altalenante e diciamo dipende un po' dalla decisione, però tendenzialmente il discrimine sta proprio nella tutela del domicilio, cioè bisogna valutare se le captazioni, ribadisco, fotografie o video, che è rilevante, sono state fatte all'interno di una dimora privata o in un luogo comunque aperto, normalmente aperto al pubblico. Questo è assolutamente il discrimine. Bene, anche qui però io faccio sempre questa incisiva, per quando il pedinamento eccetera in una dimora, e dico e ripeto, è solo qualcosa di saltuario di una volta, due volte o tre volte, si deve capire anche se all'interno di questa struttura non esistevano altre persone, perché se c'erano altre persone non c'è il reato, giustamente, no? Ma il reato non c'è, no. Comunque. No. Il reato c'è da parte di chi ritrae. Perfetto. Di chi ritrae dall'esterno all'interno di una privata dimora. E allora, certo, in quel caso sì, o sono uno, sono due, sono tre, il reato lo sta commettendo. Chi fa, diciamo, chi fa la questa ripresa, la ripresa? Chi riprende l'immagine? Dico, ma chi riprende l'immagine? Magari vede il momento finale, no? Vedo il momento finale. No, ma non lo può fare all'interno di un'abitazione, come ha detto giustamente l'avvocato, non lo può o fare. Di un luogo destinato a privata dimora. Non è possibile fare riprese o video. Infatti, all'interno, solo quello all'esterno. Che noi utilizziamo, dico, ma il risultato... sono sempre immagini riprese all'esterno. Certo, all'esterno. Dico, ma all'esterno, che poi si chiariscono, vengono portati in tribunale e magari dice all'esterno sì, però io avevo queste persone all'interno. Ma all'interno non ha importanza. Allora, cosa vediamo noi? O due nella macchina, o due, esatto, in una panchina, in una pizzeria, o due in una pizzeria, al cinema, a teatro. Questo noi vediamo. Questo che passeggiano magari mano nella 3, 4, mano, 5 persone. Che importanza ha? Anche se ci sono altre persone, no, è irrilevante. Evidentemente, giusto per capirci, quello che si intende in questo caso, cioè il reato in sé, è quando si viola quella che è un domicilio che non è aperto a tutti. Cioè, se io faccio un'immagine all'interno di, ad esempio, all'interno non si può fare, sicuramente. Una videocamera all'interno di una stanza dove poi avviene quello che avviene, non ha importanza, e questa stanza non è aperta al pubblico, all'evidenza si tratta di reato. È ovvio però l'esempio che io stavo facendo riguarda ad esempio la captazione dall'esterno di una stanza che è visibile esattamente dall'esterno. Okay, e allora quello è il limite, non dico che non sia reato, ma in alcuni casi la giurisprudenza è concorde nel dire che potrebbe non esserlo. Benissimo. Sicuramente io però metto sempre questa incisiva, ci sono poi dei particolari che vengono chiariti poi in sede e sicuramente vengono sviluppati. Allora, siamo quasi in chiusura, quindi andiamo subito al nostro detective investigatore, a Massimo Scrima, veloce, a un minuto, e un minuto diamo a Gianluca perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma mi sono trovato bloccato nel traffico di Napoli. Allora, vero, io ho seguito l'ultima parte della conversazione. Vero è che all'interno di un appartamento non è possibile piazzare delle telecamere e fare delle riprese, ma ci sono delle eccezioni che sono al limite. È possibile che io dall'esterno, attraverso una finestra, riesca a riprendere delle immagini. Questo viene considerato lecito, ma è ciò che è possibile vedere nella normalità. Quindi in quel caso rientra anche il fatto di poter fare delle riprese a persone che sono all'interno di un'abitazione, all'interno di un esercizio commerciale, di qualcosa, ma tutto ciò deve essere fruibile nella normalità, nella quotidianità della situazione. Mi è capitato anche di fare delle riprese, i miei ragazzi hanno fatto delle riprese riprendendo l'attività lavorativa di una persona all'interno di un ufficio chiuso, ma dall'esterno attraverso una finestra, attraverso un balcone che era visibile dal piano di passaggio. Volevo integrare questa parte di qua.
Per quanto riguarda le eccezioni che potrebbero non essere reato, è quando le attività investigative riguardano l'aspetto per la tutela dei minori. In quel caso vengono accettate in giudizio dai magistrati, ma è un giudizio a sé. Benissimo. Allora, andiamo al nostro Gianluca Nicoletti, perito informatico, e ci spiega velocemente, però in un minuto, qual è il suo lavoro? Io mi occupo di perizia informatica per conto dei tribunali che mi nominano, quindi sia in sede civile che di sede penale, e poi abbiamo parlato ovviamente di investigazione, quindi mi occupo di investigazioni private all'interno, quindi nel cuore dell'investigazione, e quindi operativo all'interno degli istituti di investigazione autorizzati. Dico autorizzati perché spesso i clienti mandanti si rivolgono a dei personaggi che non sono legislativamente inquadrati. Questo significa che se il proprio nominativo non è stato iscritto in appositi albi prefettizi o comunque comunicati alle questure, non è possibile espletare attività investigativa neppure come collaboratore. Quindi io, se non fossi autorizzato, non potrei in alcun modo produrre una fotografia in cui viene ritratta una persona o anche un'infedeltà coniugale. La discrezionalità poi dei magistrati può estendersi e quindi eventualmente punire chi ha scattato la foto, ma tenendo conto dell'attività che comunque è stata fatta, quindi può diventare una prova. Ma sostanzialmente è un'attività riservata ad un personale qualificato ed inquadrato all'interno di un'agenzia investigativa autorizzata. Bene. Riepilogando un attimo, diciamo però che se c'è la crisi coniugale, tutto questo non ha più, diciamo, tanto valore. Veloce, signor giudice, Catania, su questo come si orienta? In mezzo secondo, perché dalla regia... Molto rigorosi, l'addebito lo riconosciamo in pochissimi casi, sempre quando c'è violenza, e negli altri casi la prova deve essere offerta in maniera significativa e valida, non basta che la persona si incontri col collega con cui il coniuge ritiene che abbia una relazione, perché ad esempio con i colleghi è facile, esatto, che si possano avere incontri anche appunto di tipo lavorativo, e quindi il fatto che siano in macchina insieme diventa del tutto irrilevante. E proprio questo, poco fa, anche questo volevo un po' puntualizzare. Benissimo, grazie, siamo in pubblicità e chiudiamo la nostra prima parte, continuiamo con voi per la seconda parte con altre domande abbastanza interessanti e importanti. Seguiteci, vi aspettiamo, a dopo, grazie. Non devi per forza cucinare piatti eccessivi o complicati. Basta buon cibo da ingredienti freschi. Noi condividiamo la filosofia di Julia Child, cuoca e scrittrice. E allora, vieni al Fisheria. Freschezza, qualità e buon cibo per deliziare tutti i palati. Nel cuore storico di Catania, dove cultura e folklore sposano l'eternità. Il nostro ristorante è spartano, la nostra cucina è semplice, raffinata, sapore unico del nostro mare. Fisheria, in via Riccioli 6, Catania, zona Terme di Mendrizio. Telefono 392 97 85 294. Come nuovo, più del nuovo. La Carrozzeria Puglisi e Aiello è il centro benessere della tua auto. Ti offre una cura di bellezza straordinaria per tutte le autovetture ed è officina autorizzata Lancia, Opel e Hyundai. Specializzata nel lifting dei modelli Fiat, Alfa Romeo, BMW, Mercedes e Porsche. La Carrozzeria Puglisi e Aiello assicura riparazioni speciali per i danni da grandine ed altri agenti atmosferici. Tutti i nostri interventi sono coperti da garanzia. Rivolgiti a noi anche per la meccanica e la gestione delle pratiche assicurative.
possibilità di soccorso stradale ed auto di cortesia. Ci trovi a San Gregorio in via Catira 20A, sul viale Europa a due passi dalla tangenziale. Infoline 095 52 42 70. Carrozzeria Puglisi e Aiello. Come nuovo, più del nuovo. Farmacia San Mauro. Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Perché mi ha detto, guarda che se non mi fai questa cosa... Buonasera, io... grazie a tutti per essere qui con noi, continua la nostra diretta, sempre diciamo così, sui nostri digitali, sulle nostre piattaforme. Bene, andiamo alla seconda parte, però vorrei subito iniziare facendo un chiarimento, perché forse si crea confusione. Allora, l'addebito è importante solo quando c'è, per la separazione, ma per il divorzio a debito non ce n'è più. Velocemente, signor giudice, anche lei mette la sua buona parola. Diciamo, questo è basilare. La separazione può essere pronunciata con addebito, perché la separazione, noi in Italia siamo fra i pochi paesi in Europa, nel mondo, che abbiamo questa doppia fase, la separazione e il divorzio. Però, visto che c'è, la separazione segna il momento della crisi coniugale, quindi esatto, c'è l'eventuale pronuncia di addebito. Ma nel divorzio, quando già è pacifico che la famiglia si è disgregata, si tratta semplicemente di verificare quali siano le condizioni personali e patrimoniali, non c'è più l'addebito, non esiste il divorzio con l'addebito, c'è solo la separazione. Solo la separazione. Anche perché l'addebito si ha quando si ha la violazione dei doveri coniugali, che sono il dovere di obbligo reciproco di fedeltà, il dovere di collaborazione, l'assistenza morale e materiale, come ha detto poc'anzi il presidente, e il dovere di coabitazione. Nel momento in cui noi abbiamo la separazione, i coniugi sono autorizzati a vivere in maniera separata e quindi non abbiamo più questo. Non c'è più, perché la crisi matrimoniale già c'è ed è in atto, e quindi la fedeltà, non c'è più quest'obbligo. L'assistenza morale e materiale, ma quella mi può costituire anche un reato, di conseguenza l'addebito per il divorzio non avrebbe neanche proprio neanche senso, perfetto, dal punto di vista legislativo. Invece di esistere. Andiamo veloce con questa ultima sentenza del 6 aprile della Cassazione, però veloce. Sì. Allora, un'ordinanza che sta appunto in tema di addebito, che ha sancito anche ancora una volta quello che è l'orientamento ormai costante della Cassazione in ordine all'affermazione dell'addebito. L'addebito in realtà intanto può essere pronunciato in quanto vi è una violazione dei doveri coniugali che sia stata la causa determinante della disgregazione del matrimonio. Ma se già c'è in atto una crisi matrimoniale, questo non è possibile. Questa ordinanza del 6 aprile 11.130 proprio nasce da un caso trattato dal Tribunale di Catania, dove era stato sancita, era stato pronunciato l'addebito. Addebito che era stato revocato in Corte d'Appello, perché la Corte d'Appello aveva ritenuto che in realtà l'altra parte, il soggetto al quale era stato effettivamente richiesto, nei confronti del quale era stato richiesto l'addebito, aveva dimostrato che la crisi matrimoniale era in atto ed era stata corroborata dagli interventi che erano stati richiesti al centro antiviolenza, piuttosto che a un presidio ospedaliero o al servizio di psicologia. Lo stesso coniuge aveva anche ammesso che la moglie aveva cambiato già atteggiamento da qualche tempo e quindi la crisi matrimoniale era in atto. La Corte d'Appello ha revocato la pronuncia di addebito e questo orientamento è stato confermato anche proprio ora recentemente dalla ordinanza della Cassazione. Tempistica della separazione? Dipende, questo dipende dai magistrati che trattano la separazione. Signor giudice. Allora, con la dottoressa Cagnino sono rapidi, questo lo posso benissimo dire, però ci sono dipende anche 5-6 anni. Dipende, innanzitutto, se si tratta di separazioni giudiziali, perché stiamo parlando di addebito, quindi separazioni giudiziali. È una giudiziale, esatto. Appunto, le giudiziali ovviamente sono più lunghe, certo, delle altre. Poi dipende dalla vita istruttoria che durano deve essere due fatta. Anni, quanto allora, dovrebbero durare non più di 3 anni in primo grado. Ma in realtà qualche volta durano anche di più. Perché? Perché a volte ci sono i problemi dei figli minori. Cosa capita? Che ci siano dei problemi di relazione fra uno dei genitori
e il minore. Esatto. E allora in questo caso noi preferiamo seguire il minore, cioè non chiudere con una sentenza e lasciare che le cose vadano per il loro verso senza un intervento del giudice. Chiaramente se o con una CTU o con i servizi sociali o con il consultorio familiare noi seguiamo l'evoluzione della relazione fra il minore e il padre o la madre, il tempo passa e quindi passano anche anni di osservazione e si spera che attraverso l'intervento del giudice e di tutti, soprattutto di tutti, certo, i supporti del welfare, si riesca ad accompagnare questi minori a recuperare la relazione, il diritto, si dice, alla bigenitorialità. Anche perché dobbiamo considerare che questo è stato un aggravio di lavoro che oggi ha il Tribunale Ordinario, da quanto parecchie competenze sono passate dal Tribunale per i minorenni al Tribunale Ordinario. Oggi, se c'è in corso una separazione e bisogna anche introdurre una richiesta di provvedimento ablativo, lo si fa direttamente al giudice della separazione, quindi una limitazione della responsabilità genitoriale piuttosto che una decadenza, e chiaramente questo comporta, come diceva il Presidente, il mettere in moto tutto un meccanismo, un apparato anche di strutture, di enti che spesso non sono neanche in grado perché manca proprio il personale, e per avere le relazioni, per essere seguite, il servizio di neuropsichiatria infantile. Sono tutte situazioni che richiedono tempo e quindi non si può quantificare oggi la durata di una separazione. Bene, soprattutto ma è anche ci sono una scelta. È una scelta, certo. Non ovvio. È solo una necessità, soprattutto con dovuta i minori, alle difficoltà, certo, anche una scelta. Certo, certo. È un modo attraverso cui si garantisce al minore di avere una relazione una con tutela, entrambi i genitori. Una tutela è una relazione con, certo, entrambi i minore genitori. Da tutelare al massimo. Bene, io ritornerei un attimino al nostro avvocato penalista, al quale io devo fare una domanda. La conversazione con amante e terza persona possono essere usate, però mi dia una risposta secca. In diritto non ci sono le risposte secche. Non si sente. Non si sente. Non si sente. Non si sente. Un attimino. Diceva il mio professore di economia politica che l'unica risposta corretta a qualunque domanda è dipende. Anche in questo caso è questa la risposta. Orbene, ci sono, c'è sì, da fare però una... deve essere veloce, la prego. Sì, come no. Allora, è chiaro che le conversazioni di terzi sono, non possono essere prodotte, ma qualora il terzo, l'amante per dirne una... Ecco, l'eccezione. L'eccezione. Qualora l'amante decide di dare alla controparte le proprie conversazioni, allora in quel caso non si rientra più all'interno di una illecita e quindi possono essere prodotte. Ma bisogna dare la prova, dare la prova che si aveva queste, certo, conversazioni in maniera lecita. Sì, perché proprio mi sono state chieste parecchie volte questa cosa con insistenza, se per esempio, non so, SMS e cose varie potevano essere utilizzate quando c'è la terza persona. Quindi questo mi chiedevo. Allora, dobbiamo dire solo con l'eccezione, altrimenti non si possono utilizzare. Benissimo, e il coniuge può prendere il cellulare dell'altro e controllarlo e mettere un'app per poterlo controllare? Assolutamente no. Nell'uno o nell'altro caso, in questo caso, in entrambe le due situazioni rientriamo all'interno di una violazione evidente della privacy, quindi sotto questo profilo entrambi i due comportamenti sono comportamenti illeciti. Benissimo, andiamo al nostro Gianluca Nicoletti. In quale caso si utilizza la trascrizione giurata? Dunque, la trascrizione giurata può essere fatta valere in qualsiasi udienza, sia di civile o penale, quindi in qualsiasi procedimento giudiziale laddove richiesto. Quando si parla di trascrizione giurata, quindi ci riferiamo ai messaggi vocali di WhatsApp o a qualsiasi allegato media di cellulari o video, è opportuno produrre unitamente alla trascrizione lo strumento di registrazione. A qual fine? Al fine unico di dimostrare l'autenticità del file che viene prodotto, perché vero è che da perito informatico potrei in qualsiasi momento modificare qualsiasi audio e creare situazioni un po' imbarazzanti. Quindi perché si produce lo strumento? Perché ricavando
i metadati del file, si riesce a capire se effettivamente quel telefonino ha registrato, è stato utilizzato come microfono oppure come videocamera. Bene, andiamo a Massimo Scrima. Io volevo sapere quali sono appunto i limiti della vostra professione, quindi compresi quelli del segreto professionale, ecco, dalla conoscenza del tradimento, quanto tempo deve passare? No, credo che questo possono rispondere meglio di me anche sia l'avvocato, sì, che la dottoressa. Ma comunque, se io vengo a conoscenza di un tradimento e poi lo contesto dopo 4-5 anni, non è più producibile. 4-5 anni, signor giudice, non è utile, è irrilevante. Ai fini dell'addebito, certo. Perché è come se io l'avessi accettato e dopo tempo ci ripenso, ma di per sé... in quel caso è come se la normalità all'interno, lo stato di normalità all'interno della vita matrimoniale sia tornato. Ma 4-5 oppure un tempo più breve? Allora, l'infedeltà è la prova dell'infedeltà, sempre nei limiti di cui abbiamo detto poco fa, certo. Ha rilievo non nell'immediatezza del deposito del ricorso per la separazione, perché è chiaro, se io sto già pensando a fare una separazione, vuol dire che il matrimonio già è in un momento di crisi e che contestualmente l'altro coniuge tradisca. È del tutto irrilevante, perché già la crisi era conclamata. Tant'è che io ero andata dall'avvocato a chiedere di redigere un ricorso per la separazione. Quindi si deve trattare di fatti precedenti non provati nell'immediatezza del deposito del ricorso. Non si deve trattare di un tradimento, di un'infedeltà, che poi, come ha detto giustamente l'investigatore privato, si sia conclusa, certo, e sia stata accettata, familiare, ecco, si è ritornato come prima. Esatto. Bene. E allora ci sia stato il perdono. Esatto, ecco. Il perdono. Il perdono. Comunque c'è un'altra cosa che volevo dire. Sì. Purtroppo c'è un altro problema, cioè a volte per precostituirsi la prova della crisi coniugale, uno dei coniugi registra l'altro in presenza durante una lite. Vero. Spesso una lite provocata dalla stessa persona che registra, solo che chiaramente metterà la registrazione nel momento in cui l'altro incomincia a degenerare, certo, a dare, certo, in escandescenze. Ora, e poi mi producono i video, le, ovviamente, registrazioni, le trascrizioni. È irrilevante perché anche se mi hai trascritto, registrato una lite o due liti, questo non significa che il matrimonio fosse già in crisi, per cui si giustifica l'infedeltà, anche perché poi questa storia delle registrazioni, che veramente un modo per carpire l'altrui buona fede, che dovrebbe farci pensare anche sull'onestà morale, certo, di colui che fa, certo, un, sì, gesto del genere, ma comunque è qualcosa che in genere appunto è immediatamente precedente l'intervento del giudice, e anche in questo caso quindi è irrilevante. Come, benissimo, anche rilevante, se mi posso permettere, anche delle volte ci sono delle ipotesi in cui viene depositato un ricorso per separazione consensuale e poi, siccome è in ogni caso un atto a formazione progressiva, davanti al presidente o non si presenta, no, qualsiasi cosa, e poi viene depositato un ricorso, e quindi diventa improcedibile. Viene depositato un ricorso per separazione giudiziale dove viene chiesto l'addebito, perché o perché il coniuge se n'era andato o perché magari in quel frangente dimostrano che c'era una relazione extraconiugale, che è irrilevante perché già il matrimonio era rotto, tant'è, certo, che era stata depositata una separazione consensuale. Benissimo. Sono mezzucci. Ecco, che chiaramente il tribunale capisce, il giudice capisce. E anche l'altra parte lo capisce, chiaramente, certo, l'avvocato dell'altra parte lo capisce, quindi ha anche i mezzi per, esatto, poter difendere. Allora, cioè non conviene, in fondo io dico sempre, voi vi siete sposati, nella gran parte dei casi avete fatto, ecco, dei figli, vi siete voluti bene, ma perché arrivare a questa violenza? Ma poi quali sono le conseguenze dell'addebito? Andando proprio nei fatti, è soltanto una questione morale, aspetta. E basta, perché poi nei fatti che cosa c'è? Perdi il mantenimento, ma puoi avere un assegno alimentare se non hai mezzi di sostentamento, perdi i diritti successori, ma oggi con il divorzio che hai 6 mesi, in ogni caso quando hai il lasso di 6 mesi puoi avere soltanto un vitalizio, sono questi. Quindi dal punto di vista morale è dire la separazione c'è stata per colpa sua.
questo. Benissimo. Allora, sì, un timbro. Sì, un timbro. Un timbro, sì, per poter, lo dicevo proprio io all'inizio, proprio per quella rabbia che c'è da parte di della persona, diciamo, che è stata lasciata, potersi così liberare di qualcosa. Però dobbiamo andare anche velocemente a chiarire alcuni punti che mi vengono chiesti da, diciamo, da alcuni nostri telespettatori. Bene, l'addebito, stiamo parlando che è un addebito che è per questo benedetto assegno che si possa avere. Io così te la faccio pagare, tu mi dovrai dare i soldi, ti rovino. Ecco, di solito sono queste le scenate. Anzi, io nel frattempo pregherei la regia di poter mandare alcune immagini di film, però noi parliamo e lui mi manda le immagini. Lo ringrazio. E allora, nel caso in cui, per esempio, una moglie che ha la sua casa, poi ha, diciamo, altri appartamenti da cui ha tanti affitti, e il marito invece non ha casa e ha solo un piccolo stipendio, può chiedere mantenimento? Ma questo prescinde dal discorso dell'addebito. Perché no, prescinde, dico, ma può chiedere... perde il mantenimento il soggetto a carico del quale è stato statuito, è stato pronunciato l'addebito, ma questo non riconosce all'altro, sì, però il diritto ad averlo. Rispondete a questa domanda. Allora, non ho capito bene. Allora, la domanda è se nell'ipotesi in cui un coniuge abbia un patrimonio immobiliare e l'altro lo stipendio, c'è il diritto al mantenimento. Se c'è una sperequazione reddituale, sì. Certo, no, ma dico, bisogna verificare. Certo. Dipende, ha detto l'avvocato. Cioè, no, aspetti un attimo, dico però... Qual è il reddito delle parti? Qual è il reddito? Perché nella separazione i coniugi hanno diritto a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Quindi, se io provo che in costanza di matrimonio facevamo sempre fine settimana fuori, viaggi all'estero, i regali, avevo tutto firmato dalla testa ai piedi, punto io chiedo di avere un assegno di mantenimento che mi consenta di mantenere lo stesso tenore di vita. Sì, sì, ma se ci riesco con i miei proventi, perché io avevo questo tenore di vita perché ero possidente e continuo ad esserlo, e allora l'assegno di mantenimento può anche non essere dato. Ma se io con i miei redditi non riesco a mantenere quel tenore di vita, e allora ho però, diritto a un assegno. Andiamo così, se la moglie ha la sua casa, possidente, guadagna abbastanza bene, e non può chiedere, diciamo, mantenimento al marito che ha uno stipendio inferiore al suo. Se non c'è sperequazione, non c'è... Potrebbe essere il contrario, che può essere il marito che lo chiede alla moglie. Ecco, se ha una situazione... Ogni tanto, cioè, un uomo che il coniuge economicamente più debole, che non è necessariamente la donna. Coniuge economicamente finalmente più anche debole. L'uomo, anche l'uomo. Adesso finalmente, non è una bella cosa fare i mantenuti, però. Appunto, dico, per una donna e per un uomo. Esattamente. Per una donna, per l'ideale un uomo. Dico, potere... ecco, non chiederlo. Ecco. Dignitosamente io dico, quando si è in condizione di potersi mantenere, di non chiederlo. Ecco, e soprattutto non ci sono poi minori, quindi la cosa migliore sarebbe questa, minori da mantenere. Però non sempre le cose vanno così dritte. Io vi chiedo scusa, però un attimo, diciamo, devo fare una domanda importante che mi è stata posta dai nostri telespettatori. L'importo dell'assegno divorzile che si dà alla ex moglie, la quota rimane per sempre la stessa o si può chiedere revisione per la rivalutazione e in quali casi? Allora, esiste il procedimento di modifica, che sia per la separazione che per il divorzio. Cioè, se ci sono degli eventi nuovi, come ad esempio una persona che prima percepiva uno stipendio, poi va in pensione e il reddito diminuisce, oppure una malattia, o crea una nuova situazione familiare, quindi ci sono altri figli da mantenere. Insomma, ci deve essere qualcosa di nuovo, di diverso rispetto alla situazione già, acclarata. Acclarata in sede di sentenza di separazione o di divorzio, si va dal giudice e si chiede una modifica, che può essere una riduzione, così come può essere un aumento. Perché si può anche chiedere, dice, ma i ragazzini all'epoca avevano 10 anni e quindi c'erano certe esigenze, ora sono più grandi e quindi è necessario. E in questo caso non è neanche necessario dimostrare le aumentate esigenze, perché vanno de plano con l'aumento dell'età. Ho capito. Perfetto. Andiamo all'altra domanda. L'assegno divorzile riconosciuto dal tribunale viene dato alla moglie comprendente quota quale contributo per la locazione di un immobile da destinare ad abitazione. Ma se l'ex moglie viene ospitata dall'ex marito a casa sua perché gli dice che non trova casa, ha sempre l'obbligo di corrispondere allo stesso assegno come quota o posso spenderlo, dato che non partecipa alle spese della casa, vedi luce, gas, eccetera? Allora, finché c'è un titolo esecutivo, un titolo giudiziale, che dice l'importo dell'assegno è
mettiamo 500 euro e in motivazione, perché non è messo nel dispositivo, ma in motivazione il giudice spiega che l'ammontare dell'assegno è stato determinato anche in considerazione della necessità per il coniuge beneficiario di pagare un canone di locazione dovendo ormai lasciare la casa coniugale non avendo titolo all'assegnazione, certo. Il titolo esecutivo, cioè la sentenza, è lì, ferma. Anche in questo caso si fa una modifica, si fa un'istanza di modifica e si dice: guardate, io sono disponibile a tenere a casa mia la ex moglie, quindi non c'è più, abbiamo trovato un accordo, si è creata questa, certo, situazione successiva alla sentenza, per cui oramai è consolidato che lei non avrà bisogno di pagare un canone di locazione. Giudice, tribunale, modifica, riduci, perché tanto lei canone di locazione non ne pagherà. E può essere anche congiunta una richiesta di questo tipo, certo, perché se effettivamente il coniuge sta all'interno della casa, l'ex coniuge sta all'interno della casa, si può fare in maniera anche congiunta. E vorrei... i tempi si abbreviano, cioè, in maniera esponenziale. A volte c'è l'altra parte. No, a volte c'è l'altra parte che vuole allungare. Diciamo no, se no, se è congiunta. Nel caso che è congiunta. Bene, avvocato Barbera, io le faccio invece un'altra domanda che mi avevano chiesto tante persone. Ecco, per esempio, la moglie che fa la detective si apposta davanti all'ufficio e segue continuamente il marito. Il limite alla libertà individuale, scatta lo stalking, perché non è sempre, scusate, sempre l'uomo, ma a volte anche la donna. Beh, qui il discorso è un po' più complesso, nel senso che il fatto che sia appostata e che segue il marito in quanto tale non è né molestia né stalking. Perché si configuri il reato di stalking sono necessarie una serie di profili in più. Innanzitutto bisogna molestare e minacciare ripetutamente il coniuge, quindi o molestare in questo caso oppure minacciare ripetutamente, ma ciò non basta. Oltre a questi bisogna che si verifichino almeno due di tre possibili conseguenze: innanzitutto la sussistenza di uno stato d'ansia o di paura grave e perdurante, oppure il fondato timore per la propria o l'altrui incolumità, o ancora il cambiamento delle proprie abitudini di vita. Bene, il verificarsi di una di queste, condizioni porta alla sussistenza del reato di stalking. In questo caso anche due soli episodi di minaccia, di molestia, che sia, fanno scattare, come dice lei, il reato di atti persecutori. Ebbene, in questo caso ovviamente sarà necessaria comunque una querela, anche se vi è un tempo maggiore rispetto all'ordinario per depositarla. Abbiamo i 6 mesi per depositare la querela di parte. Diciamo, vi è una differenza sulla querela stessa nel caso in cui la vittima sia un minore oppure un disabile. Bene, in questo caso invece la perseguibilità, non sarà necessaria la querela, ma è un reato perseguibile d'ufficio, e quindi comunque potrà essere tranquillamente, l'autorità giudiziaria potrà procedere tranquillamente. Quindi, per tornare alla domanda, non è sufficiente che il coniuge segua per poche volte, ma deve essere molestato tanto da cambiare le proprie abitudini di vita e da procurare quindi uno stato d'ansia o uno stato di paura. Benissimo, io andrei subito al nostro detective, ma nel frattempo pregherei la regia di mandare delle immagini anche del film del famoso ispettore Maigret, che affascina tanto, e nel frattempo facciamo una domanda. Se mandiamo un po' di immagini anche cortesemente. Allora, quanto costa un pedinamento? I costi che ci sono fra relazioni scritte per il tribunale, eccetera. Il costo, come dice l'avvocato, dipende da quanto tempo viene la persona, dipende da quanti giorni dobbiamo stare dietro, dipende da quanta gente deve essere utilizzata per effettuare quel pedinamento. È chiaro che il modo con cui si muove una persona determina anche il numero delle persone che gli devono stare dietro. Se una persona si muove con uno scooter diventa una cosa molto complicata da pedinare nella città, o in macchina diventa più semplice.
Quindi tutto quanto dipende dalle situazioni. Ma ci sono costi sui 520 euro al giorno anche? Ma mediamente i costi sono quelli, intorno ai 500, perfetto, quantomeno al sud, al nord sono molto di più. Va bene, io vorrei andare in chiusura e intanto ringraziare un po' i nostri ospiti, il nostro magistrato Marisa Cagnino, il nostro avvocato civilista Concetto Asciuto, il nostro avvocato penalista che è Luca Barbera, Massimo Scrima, investigatore privato, e Gianluca Nicoletti, perito informatico. Grazie per essere stato con noi e averci dedicato il vostro tempo. Buonasera. Buonasera, grazie a voi. A tutti. Bene, ancora grazie alla nostra regia, alla nostra, diciamo, anche tutto quello che è la direzione, che sono anche il dottor Enzo Stroscio e anche a Filia Stroscio, che ci segue sempre con tanta passione, a Gianluca Caruso e anche a Fabio Ligreggi. Io andrei subito, se ci riusciamo, con una bellissima frase finale di Danno De Vito sulla guerra del Roso. Ancora grazie e continua la nostra informazione sempre su Globus Television. Che storia, Qual è la morale? Chi ama i cani sposi chiama i cani e chi ama i gatti sposi chiama i gatti? Non lo so. Potrebbe essere questa. Un civile divorzio è una contraddizione in termini. Forse dopo l'accaduto sono diventato tradizionalista. Forse non è naturale restare sposato a vita a una persona sola. Anche se i miei ce l'hanno fatta. 63 anni. E qualcuno buono. Bene, adesso parliamo di questo divorzio. In merito a sua moglie, io non posso che sollecitarla ad essere generoso anche a costo di lacrime e strazio. Perché la cosa che più conta qui è di venirne a capo al più presto e più pulitamente possibile, perché lei possa cominciare a ricostruirsi la vita con un'altra. Se no, può alzarsi di qui e tornare a casa e cercare di trovare qualche briciola di quello che lei un tempo amava nella ragazza degli anni verdi. La vita è sua. Ci rifletta.